segretario, lei ha dichiarato che si resetta tutto da oggi, ma la domanda è da dove si riparte? Lei tra l'altro oggi sarà anche al tavolo con l'onorevole Cubitosi. Ma si riparte dal dialogo, dal confronto, cercando che piuttosto di parlare di veti parliamo di proposte costruttive per mettere insieme finalmente questo accordo, insomma, per concludere questo accordo sulla città che insomma credo sia andato oltre ogni tempo utile. Ogni tempo utile anche perché i tempi sono abbastanza ristretti, tra poco più di un mese si presenteranno le liste. Certo, dobbiamo necessariamente, come dire, stringere i tempi e appunto di tempo ce n'è poco e probabilmente noi abbiamo fidato molto sul fatto che alla fine il cerchio si sarebbe comunque chiuso e devo dire le vicende ultime hanno anche in qualche modo cambiato alcune visioni o previsioni che si erano fatte, e quindi questo probabilmente ha modificato anche le strategie di qualcuno, però in realtà io credo che la cosa più importante sia quella adesso di sedersi attorno al tavolo. Ripeto, la cosa principale da fare è sedersi con lo spirito costruttivo, cioè vogliamo costruire questa alleanza, vogliamo portare a termine questo percorso e vogliamo dare un candidato a sindaco alla città di Avellino. Lei resterebbe in ogni caso tra i papabili, almeno darebbe la disponibilità? Io ho già detto da tempo ormai in memoria che non sono disponibile, non lo sono mai stato. È evidente che però di fronte a situazioni di emergenza uno deve anche assumersi delle responsabilità, ma io credo che non ce ne sarà bisogno perché io sono convinto che il tavolo saprà trovare la giusta sintesi e troverà anche il nome giusto per questa competizione elettorale. Onorevole, il segretario del PD ha detto che si resetta tutto, si riparte, ma da dove si riparte? Soprattutto la domanda è se a questo punto ad Avellino il campo largo sia veramente a rischio. Guardi, allora, io non credo che sia a rischio nulla, però è bene fare chiarezza, perché noi dobbiamo dare trasparenza. Io ho sentito anche le parole del segretario del PD Nello Pizza di ieri, ha fatto un'intervista. Allora, premesso che c'è massima stima nei confronti dell'avvocato Pizza, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui e io personalmente stimo l'uomo e il professionista, quindi mai il Movimento 5 Stelle ad Avellino ha fatto attacchi personali. Noi attacchi personali non ne facciamo, noi parliamo di politica, linee politica. Quindi io voglio chiarire i concetti che già avevo espresso in settimana. Quando io dico che i partiti a livello centrale si sono sentiti in dovere e in diritto di dare una mano al tavolo di Avellino è perché, lo ripeto, dopo più di un anno che questo tavolo non è stato in condizioni di esprimere un nome e non per incapacità, lo ripeto, questi problemi ce li abbiamo in tutti i comuni d'Italia, in tutte le regioni d'Italia, quindi non è, Avellino non è un unicum, cioè succede dappertutto. Dopo più di un anno, ricordo a tutti che il tavolo aveva trovato un nome, dovevamo fare la conferenza stampa sul nome, il nome si è ritirato e noi ci siamo ritrovati con un PD che, voglio ripetere, ad Avellino è diviso. Non deve passare la narrazione che il PD di Avellino vuole un candidato e c'è Roma, tra l'altro noi parliamo del PD, non di Roma città, ma del PD nazionale, che è contro il PD avellinese. Il PD avellinese è diviso, c'è una parte del PD avellinese molto molto autorevole, parliamo di esponenti politici autorevoli del PD, che non sono d'accordo con il segretario cittadino. Quindi nel momento in cui c'è un PD diviso, il tavolo è giusto che chieda un supporto anche ai partiti per cercare di trovare una quadra. Questa è la realtà. Quindi non facciamo passare il PD di Avellino che è contro il PD nazionale. Dopodiché anche su questo io credo che, confermando la stima nel segretario Pizza, ma credo che o si è espresso male o si esagera quando si dice che il PD minaccia un segretario di partito. Non credo che il PD sia un partito che minaccia i segretari, anche perché, conoscendo
l'avvocato Pizza, se realmente si trovasse in un partito che minaccia i segretari, a questo punto che ci fa in questo partito? Si dovrebbe dimettere, ma non è questa la condizione. La condizione è che bisogna trovare una soluzione tutti insieme, ma la soluzione tutti insieme non può essere quella di dire si fa come diciamo noi e basta. Quindi i partiti sono intervenuti sul tavolo soltanto per dare una mano. E tanto è vero questo che io ho sentito anche un altro errore dall'intervista del segretario cittadino, e cioè quando ha detto che il PD romano ha fatto un'imposizione di un nome. Non è vero. I cittadini devono sapere che il nome di Gengaro, noi non ci siamo divisi in tifoserie, cioè il Movimento 5 Stelle per ora è alla finestra e attende il nome dal PD, però io voglio fare chiarezza per correttezza su questa cosa. Il nome di Gengaro è uscito dal tavolo, il nome di Gengaro è un nome che è venuto fuori dal tavolo, ma quando il nome di Gengaro è stato impallinato, nome del PD, quindi il PD ha impallinato un nome suo stesso, è chiaro che il partito è andato in soccorso perché? Per fare chiarezza, soprattutto perché questo nome rappresenta il governo del PD. Quindi, per ricapitolare, PD di Avellino non è unito sui nomi, Roma non ha fatto, il PD non ha fatto nessun nome, il nome di Gengaro è nato dal tavolo. Quando il nome di Gengaro è stato impallinato, giustamente i partiti, se vogliamo dire Roma, loro vogliono dire Roma, si sono preoccupati di fare chiarezza. E abbiamo massimo rispetto per il PD e soprattutto massimo rispetto per le correnti del PD. Il PD sappiamo che è un partito che è fatto di correnti ufficiali, quindi è normale che ci sia questa dialettica. Quindi noi abbiamo massimo rispetto per questo. Ovviamente il PD però deve rispettare le correnti, non deve avere delle faide interne, altrimenti mette in difficoltà il tavolo e mette in difficoltà un alleato come il Movimento 5 Stelle, che fino ad oggi è stato costruttivo. Ripeto, io ho sentito anche dire che i rigori li ho sbagliati anche io personalmente, quando ho detto che il tavolo insieme al PD hanno sbagliato 10 rigori, però va detto che per un anno Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento, non ha fatto una telefonata. Per un anno hanno lavorato da soli, quindi dopo un anno e con le elezioni alle porte è giusto che anche i partiti diano una mano.